Rai Play Sound. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app. La notte in cui India scomparve, ci fu un temporale come non si era mai visto prima. Sierra, lasciami qui. Vai via, ti prego, vai a casa. Vai a casa! Le grida della ragazza erano inghiottite dalla furia e dalla violenza di una notte da tregenda. Vai via! Una mano frugava in tasca fino a estrarne qualcosa. Subito dopo si era sentito uno sfregamento contro la superficie liscia di una scatola, da cui era uscito un suono e poi una voce stanca e profonda, che gracchiava da quella scatola e dal suo vecchio altoparlante. Oh, India, finalmente. Ti stavo aspettando. Io sono Guglielmo. Guglielmo Marconi. La ragazza delle onde. Il fantasy su Guglielmo Marconi, l'inventore del wireless. È un podcast di Radio Immaginaria per Rai Play Sound. Alcuni mesi prima di quella terribile tempesta, in casa di India si stava festeggiando il suo 14° compleanno. Erano tutti presenti: Charlie, che è la sua mamma, il professor Roger Lima e la moglie Melissa, coppia da sempre vicinissima alla famiglia di India, e soprattutto c'erano i suoi più cari amici, Foxtrot, il figlio del professor Lima, e c'era Harper, il ragazzo not binary di un anno più grande di lei. Tanti auguri a te. Dai, India, spegni quelle candeline che così mangiamo la torta. Durante la festa, Foxtrot aveva cercato un po' di privacy e stava per dare il proprio regalo alla sua migliore amica. Allora, dai, cosa mi devi dire proprio in camera mia? Scusa, è che non mi va di darti il regalo davanti a tutti. Un regalo, Fox? Ma perché? Che scemo. Dai, vieni qui, vicino a me. Dove sei? Muoviti un po', così capisco dove ti sei nascosto, cretino. Non mi sto nascondendo, Indy. È che... lo sai che ho sempre mille pare. Ecco, questo è per te. Siediti qui, che lo apriamo insieme. Fammi sentire come ti sei vestito oggi. Hai ancora quel maglione grosso da Montanaro. Cosa mi regali, Fox? Che cos'è? Aspetta, aspetta. Prima di stracciare tutto ti racconto. Anche il pacchetto è speciale, ecco. Ho usato tutti i biglietti dei concerti dove siamo stati insieme. Ma che dici? Non ci credo. Sì, infatti fai piano, non lo rovinare, ci ho messo una vita. Dammi la mano. Ecco, metti il dito qui, senti. Ho incollato quel braccialetto che abbiamo trovato... Quello che hai rubato. Dettagli, dicevo che abbiamo trovato quella volta al nostro primo concerto. Questo invece è il biglietto del treno e qui, senti, ci sono i lacci delle scarpe che hai spaccato l'anno scorso. Ma hai tenuto tutto? Tu sei matto, ma perché? Ah, eccoli! Ma ecco dove eravate finiti. Ma che cazzo, papà? Scusate, non volevo interrompere, ma siamo tutti di là, c'è la musica, gli amici. Arthur ha portato i vinili.
Vi stavamo cercando. Papà, volevo dare il mio regalo a India senza tutto il casino intorno. Si può? Ah, ok. Ho capito. Ma che pacchetto d'artista. India, fa vedere. Ma cosa ti ha regalato? Non lo so ancora. Cioè, lo stavamo aprendo. Dai, arriviamo. Il tempo di scartarlo e vi raggiungiamo, ok? Ok. Alzo le mani, non voglio rovinare la sorpresa. Ma fate in fretta, che senza la festeggiata, come dite voi, il party langue. Ma come parla? Scusami, che palle mio padre. Vabbè, apri dai, ti metto via io la carta. Una scatolina. Sembra abbastanza pesante. È bianca? Sì, è bianca, cioè bianca con una striscia azzurra e viola nel mezzo. Ah, sì, dovevo immaginarlo. Non dirmi che... Sì, beh, ma non ti spoilerò altro. Hai già capito, secondo me. No, Fox, è quello che penso. Oddio, fammi aprire. Non dirmi che sono loro. Se vuoi non te lo dico, ma mi sa che sono proprio loro. Oddio, Fox, le Space Bats, ma chi ti ha dato tutti questi soldi, Fox? Sei impazzito. Tu sei un pazzo. Giuro, mi fai troppo felice. Aiutami a tirarle fuori dalla scatola. Le voglio provare subito. Ah, aspetta. Sai che non sono sicuro che siano cariche. Ste cuffiette vanno caricate a palla quando le usi la prima volta. No, ancora, chi rompe adesso? Harper, no, dovevi proprio portarla qui. Spostiamo la festa di qua a sto punto. Non vi trovavo. Mi sono servito del segugio. Quindi, le date il regalone? Sì, esatto, e se siamo di qui e non di là, ci sarà un motivo, cosa dici? Che cringe. Oh, mi aiutate a cercare le Space Bats? Dove le hai fatte cadere, Sierra? No, non ci credo. L'hai regalato quelle cuffiette. Ma fai schifo, dai. Harper! India! Ah, dove si erano cacciate? Eccole, prova a metterle, se Madame Vintage ti dà il permesso, Radio Diario, qui Harper. Anzi, noi radioamatori prima diciamo sempre il nominativo. Romeo Zulu Bravo, 4 Hotel November. Oggi ho sentito Fox e non fa altro che parlare di quelle stupide Space Bats che ha regalato a India. Anche lui si è fatto prendere da sta mania degli auricolari intelligenti. Intelligenti? È roba da robot. Ma davvero credono che un algoritmo si possa mettere a padroneggiare sulle nostre emozioni? Io? No. No, assolutamente no. Ma ci torneremo su. Baci, baci, devo chiudere. Oh, papà, vuoi abbassare? Sento dalla mia stanza. Ma perché? Mi sto connettendo alla convention della ICOS. Tra poco parla il CEO. Ma tu non lo vedi? Lo guardi su YouTube. Certo. Vabbè, abbassa per favore, vado di là. Va bene, ma non puoi vederla con me? No, faccio una live con i miei amici. E adesso vediamo se riesco a fare questo audio. Ciao India, io tutto bene, tu? La convention della ICOS, se vuoi c'è in diretta in streaming o... Potevi venire anche da me, la seguivamo insieme. Vabbè, a dopo. E adesso accogliamo sul palco... Victor ICOS di ICOS Corporation. Grande Victor, facci sognare. Ogni tanto arriva sul mercato un prodotto rivoluzionario, d'avanguardia, che cambia tutto ciò che lo circonda. E come sapete, l'ICOS ha spesso guidato questa avanguardia.
abbiamo introdotto alcuni dei prodotti più innovativi degli ultimi anni, convinti che il progresso non dorma mai. Il nostro sistema operativo EcoSmooth, che si adatta direttamente a chi lo utilizza senza essere vincolato ad un'interfaccia specifica. E funziona perfettamente sulle Space Buds. È arrivato il momento di varcare una nuova soglia, di compiere un ulteriore passo verso il nostro universo, un universo perfetto. Siamo lieti di presentarvi oggi EcoSverse, una versione aggiornata e molto più umana del metaverso. EcoSverse è la risposta a tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi. Un mondo virtuale, sì, ma con sentimenti ed emozioni vere. Ottimo lavoro la presentazione, Victor. EcoSverse è già un successo e i social stanno andando a fuoco. Ottimo. E di là è tutto pronto per la call. Grazie, Jessica. Pensi tu ai nostri ospiti, vero? Certo. Signore e signori, buongiorno. Allora, come avete visto, l'EcoSverse è stato lanciato. Sono tutti così affamati di novità, di futuro. Consumeranno, continueranno a farlo fino a spolpare il mondo, fino a lasciare un presente masticato e risputato. Noi svuoteremo tutto per ricominciare da capo, per creare un nuovo equilibrio. Il regalo di Fox, le Space Buds, stavano facendo esattamente questo. Riscrivendo la vita di India, sovvertendo il suo equilibrio e quello di tutti gli altri ragazzi come lei, una volta per tutte. Friedrich Nietzsche ha scritto che solo chi ha il caos dentro può generare una stella danzante. Io non ci credo. Io credo nell'ordine. Credo che solo chi ha ordine può creare un universo in equilibrio. Le parole di Victor restano sospese nel posto più profondo del suo quartier generale. India, Fox, Harper e tutti gli altri non possono ancora sapere cosa succederà. I nostri pensieri, le parole, viaggiano da una parte all'altra del mondo alla velocità della luce, grazie alle onde. Io l'avevo capito. Pensavo di sapere come potevamo usarle e l'ho fatto. È stato incredibile. La radio in cui entrano ed escono le onde. Le onde non si vedono, sono come l'aria. Le abbiamo tutte intorno. Le attraversiamo, passiamo insieme a loro tutto il giorno e tutta la notte. Noi viviamo la nostra vita e loro restano sempre lì, immutabili, ma sempre diverse. E ci possiamo fidare delle onde. Le onde si propagano, portano messaggi. Ed è grazie alle onde se possiamo comunicare senza fili. Grazie alle onde, oggi siamo qui a raccontare questa storia. La ragazza delle onde è un podcast di Radio Immaginaria per Rai Play Sound, ispirato a Guglielmo Marconi. Scritto da Michele Ferrari, Lorenzo Liberatore, Marco Regazzi, Noemi Sassatelli e Lorenzo Spallino, con la supervisione di Mario Castagna e la consulenza scientifica di Gabriele Falciasecca. Musica e produzione di Daniele Benji Benati, sound design di Manuel Benati, riprese audio di Alberto Gallo, collaborazione e supporto di Arturo Villone, regia di Michele Ferrari. Voci: Guglielmo Marconi, Mino Caprio,
India, Greta Esposito, Harper, Mario Giarola, Foxtrot, Lorenzo Briganti, Prof. Roger Lima, Luca Biagini, Victor Icos, Riccardo Lombardo, Ezio Hertz, Michele Ferrari, Santiago, Luca Capuano, Melissa, Carlotta Logreco, Charlie, Barbara Logaglio, Nancy, Nadia Noto, narratore Antonella Alessandro. La canzone Follow the Waves è cantata da Matil. Si ringraziano per la collaborazione Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Marchesini Act, Alfa Sigma SPA, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con il patrocinio di Comune di Bologna e Fondazione Guglielmo Marconi. Un ringraziamento speciale va a Francesca Cheyenne, Elettra e Guglielmo Giovanelli Marconi, Riccardo Luna, Marco Garavaglia e Illusion Creative Hub, Digital Lake Studio, Giovanni Emanuele Corazza e Barbara Valotti di Fondazione Marconi, e a tutti i radioamatori. Play Sound, podcast, audiolibri e radio live. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app.